La ringrazio Presidente. Colleghi, è stato molto interessante questo articolo 21, dato che per ora è sembrato praticamente un dibattito sulle vie d'acqua. Praticamente ogni consigliere ha tirato in ballo questo argomento e lo reputo un grandissimo risultato da parte dei consiglieri che hanno fatto pressione in questa direzione, dal consigliere Cappato, la consigliera Sonego, il presidente Rizzo, i nostri interventi in commissione e in consiglio, perché da un argomento, diciamo, marginale si è passati ad affrontarlo e il fatto che oggi ogni consigliere ne abbia parlato è un grande risultato, soprattutto per l'importanza di questo. E dal nostro punto di vista, se la Giunta non cambierà impostazione, sarà anche una battaglia, un progetto su cui la Giunta potrebbe naufragare e, dal nostro punto di vista, sarebbe anche buffo naufragare in un canaletto di 40 centimetri d'acqua. Detto questo, partendo dall'intervento della consigliera Sonego, è vero, sono iniziate le trattative con i comitati. Non lo vedo come un pregio per la Giunta in realtà, dato che il problema l'abbiamo tirato fuori molto tempo fa. E se ne viene a parlare solo ora perché abbiamo i comitati sotto Palazzo Marino, qualcosa è fallito nel sistema di, diciamo, di concertazione e di analisi delle proposte. E mi viene in mente una cosa che dico molto spesso quando comitati cittadini hanno problemi e mi dicono: cosa possiamo fare con la giunta Pisapia? Io dico: guardate, il consiglio comunale vale praticamente zero, le mozioni vengono approvate e non vengono attuate mai. L'unica cosa che potete fare è andare sotto Palazzo Marino con i cerchi infuocati e le tigri e otterrete quello che volete. È chiaro che la partecipazione intesa in questo senso è un po' riduttiva. Quello che purtroppo abbiamo visto in questi anni è che ottiene dalla Giunta chi sa premere meglio, chi sa da fare il miglior gruppo di pressione. Questo ovviamente non è neanche lontanamente commensurabile con la nostra idea di partecipazione che parte a monte, non come in questo caso in un'imposizione o in una trattativa con i comitati presi diciamo, in gioco in questa questione. Mi ha colpito molto anche l'intervento di Igor Jezzi. Mi piacerebbe infatti sentire se la stessa posizione espressa da un eletto milanese della Lega è la stessa del Presidente Maroni, dato che la Lombardia il 20% di quote azionarie ce l'ha, quindi ci interessa sapere se concordano sulle vie d'acqua con questa posizione. Passando però a quello che può essere un mio contributo in questo momento, l'abbiamo parlato molte volte delle vie d'acqua, quello che aggiungo può essere semplicemente smontare quelle che saranno le scuse da parte della Giunta che sono state utilizzate in altre situazioni simili a queste. Basti pensare a quella delle penali di Expo. Al momento, nel 2011, delle votazioni dell'accordo di programma, il sindaco aveva detto: no, non possiamo assolutamente uscire, pagheremmo ingenti penali, perderemmo il progetto. In realtà poi, con un accesso agli atti, siamo andati a vedere quante erano le penali ed era una somma che in quel momento era per il Comune di Milano di 2 milioni. Quindi una cifra ridicola, anche solo in relazione al progetto delle vie d'acqua che prenderà 90 milioni di euro. Quindi in questo caso andiamo a smontare alcune di quelle che potranno essere le scuse da parte della Giunta sul continuare con questo sciagurato progetto del canale inutile. Prima di tutto non si può usare la classica scusa politica, quella non c'erano alternative, dato che l'alternativa c'è ed è superiore dal nostro punto di vista al progetto originario di Expo, in quanto più ecologica, più economica, più veloce e produce esattamente lo stesso risultato di apporto ad acqua al sito di Expo. Secondo, non si può invalidare col cinismo tipico della partitocrazia, per cui è bello, ma arriva dall'opposizione, che è sempre contro tutto e non possiamo permetterci politicamente di avallarlo, in quanto il progetto arriva da Italia Nostra e il Politecnico di Milano, tutte realtà trasversali che già interagiscono abitualmente con l'amministrazione comunale. Terzo, anche le accuse di carattere temporale non sono utilizzabili per il progetto alternativo. Infatti, né quella soprattutto che se ne sia venuti a conoscenza troppo tardi. Infatti, il progetto alternativo è stato comunicato formalmente il 29 marzo 2013, quindi prima della gara, prima dei cantieri. E allo stesso tempo cade la scusa che non ci sia tempo per realizzarlo, dato che il progetto alternativo resta più veloce come esecuzione di quello attualmente previsto. Quarta e ultima scusa non utilizzabile, ma non ultima per importanza, è quella che la Giunta o il Sindaco nulla possono nei confronti di una società di capitali, quale Expo, anche se il nostro Sindaco nulla ha fatto neanche nel momento in cui era,
amministratore straordinario di Expo. Il Comune infatti ha un ruolo finanziario chiave per la continuità societaria di Expo S.p.A. in quanto il fare semplicemente quello che sarebbe dovuto da parte del nostro socio Comune di Milano non basta per fare, cioè è fondamentale per la sopravvivenza di Expo S.p.A. Oltre a questo il Comune si ritrova infatti a fare molto di più perché supplisce le mancanze della provincia di Milano e Camera di Commercio. E concludo. Di fatto ha un potere contrattuale molto superiore al 20%. Concludo ricordando che tra l'altro sono scaduti i termini per la risposta all'interrogazione che abbiamo formalmente presentato al Sindaco come Movimento 5 Stelle sulla questione vie d'acqua, nella quale richiediamo in particolare di vedere la documentazione sui confronti effettuati e le modalità decisionali sin qui utilizzate da Sindaco e Giunta, la cui posizione di sostegno a un'opera così devastante sia dal punto di vista economico che da quello ambientale restano tuttora privi di ogni logica. Grazie. Grazie, consigliere Calisi. Adesso...